Luogo fisico ma anche simbolico, fucina creativa di idee e talenti che si incontrano. È il Vivaio Donna in Via Duomo a Napoli, progetto dell'assessorato alle attività produttive del capoluogo partenopeo, teso ad offrire opportunità di interrelazione tra donne attive nel settore della moda, dell'artigianato e del design. Nessun finanziamento né formazione tradizionale, ma servizi di accompagnamento personalizzati. Ascoltiamo Patrizia Di Santo di Studio Com e Giuseppe Avallone, referente per RTI di progetto. I primi risultati sono quelli che state vedendo, sono 70 donne, noi abbiamo iniziato con 110, adesso ne abbiamo 70 dopo una prima fase di percorso integrato e quindi di accompagnamento, workshop e accompagnamento individuale col tutoring alla creazione di idea di impresa e siamo arrivati ad avere 70 donne motivate che, come vedete, stanno realizzando una serie di prodotti, anche bei prodotti, alcuni, e che stanno ragionando su come fare impresa. La particolarità di questa idea del vivaio era quella di intercettare la domanda che esiste in questa città e che è molto forte, di espressione della creatività, dei talenti e delle abilità delle donne. Abbiamo tantissime donne che, come vedete da questa esposizione, sanno fare, hanno un mestiere, ma hanno difficoltà ad aggregarsi, a mettersi insieme e a tradurre questo in un'attività stabile, permanente, di impresa. Ai nostri microfoni è intervenuto l'assessore alle attività produttive Enrico Panini. Il lavoro delle donne, il lavoro per le donne è un tratto fondamentale. Fa bene a loro la loro autonomia, fa bene al loro progetto di vita, fa bene alla città di Napoli, città fra le più giovani d'Europa con una presenza femminile particolarmente consistente. La scelta di partire da quelli che sono i cosiddetti hobby o le cosiddette attitudini, le cosiddette vocazioni, che spesso vengono coltivate a livello di passione nel tempo libero, costruire il passaggio fra questo e una realtà imprenditoriale, seppure micro, consente di cogliere un tratto importante, che è soprattutto un tratto sul quale noi attribuiamo grande attenzione e grandi aspettative.